Vediamo ora un breve video su come incollare le immagini create con Cam Sketch sui documenti all'interno dei documenti di Google. Allora, a titolo d'esempio, vediamo gli isomeri C4, H10, come per esempio il normal butano, questo che abbiamo visto qui. Ci mettiamo anche il nome, butane, e l'altro, l'unico altro isomero C4, in cui abbiamo tre carboni consecutivi ed uno che invece sta legato al centro, e quindi in questo caso abbiamo il metil propano. Allora, per copiare la singola molecola o tutto in blocco queste sostanze, queste strutture, dobbiamo selezionarle perché soltanto ciò che avremo selezionato sarà trasformato in immagine, oppure se noi non selezioniamo niente, automaticamente verrà preso tutto quello che abbiamo disegnato in questo foglio. Quindi lasciamo così per vedere. Allora facciamo a questo punto File, Export e scegliamo il tipo di file che è leggibile come immagine. Ne abbiamo due fondamentalmente, il GIF e il JPEG. Il GIF è quello che occupa meno memoria ed è ugualmente nitido. Salviamo questo GIF all'interno di una cartella nota, per esempio all'interno di Alcani. Possibilmente gli diamo un nome per poter rintracciare questo file. Mettiamo isomeri C4H10, salviamo il file formato GIF. Questo file, se vogliamo lavorarci ancora, lo possiamo salvare, il file di Cam Sketch modificabile, oppure lo lasciamo, lo chiudiamo così com'è e andiamo al documento di Google, dove vogliamo inserire l'immagine che abbiamo appena salvato. Quindi facciamo inserisci, immagine, andiamo a cercare all'interno del computer questa immagine che abbiamo salvato. Qui. Ecco la nostra GIF isomeri C4H10, apri, l'immagine verrà caricata e inserita al posto giusto. La mettiamo al centro. Ovviamente Marzia e le due Sare dovranno mettere dentro gli isomeri C5H10 che probabilmente hanno già fatto, ma non sono ancora riuscite a incollare.